Voglio farvi una domanda. Avete mai sentito un'orchestra eseguire la colonna sonora di un videogioco? Nessuna mano alzata? Bene, chi era presente il 24 aprile 2015 al Teatro degli Arcimboldi di Milano invece potrà rispondere alla mia domanda. Perché direte voi? Perché significherebbe che ha assistito ad uno dei pochi concerti di questo genere, ovvero Legend of Zelda, Symphony of the Goddesses. Che inglese. Wow cazzo! Prodotto dalla Nintendo Italia e dalla Jason Michael Paul Production, il concerto The Legend of Zelda Symphony of Goddesses, minchia anch'io l'inglese, propone in forma sinfonica i temi dei principali capitoli del brand, suddivisi per titolo di videogioco, eseguiti da un'orchestra di tipo un botto di elementi, diretti dal maestro Imar Noon, e come supporto alla musica uno schermo in alto al centro che traduceva in immagini ciò che veniva eseguito. Alcuni di voi però si staranno probabilmente chiedendo, per chi non lo conoscesse, che cos'è nello specifico The Legend of Zelda e come possiamo definire questo brand? Definire la leggenda di Zelda, la serie di giochi che compongono questo brand, questa epopea, è qualcosa di piuttosto complesso. Anche se a livello di trama i giochi possono sembrare molto simili fra loro, e in effetti è così, tutto ciò che mi attrae e che attrae milioni di videogiocatori che attendono con ansia l'uscita di ogni nuovo capitolo è probabilmente tutto ciò che Zelda rappresenta, ovvero un'avventura, un'epica avventura che ci coinvolge da 25, anzi quasi 30 anni fino ad oggi, e che continuerà probabilmente ad attirarci verso l'acquisto di nuovi giochi, nonostante, ripeto, a chi magari non è avvezzo alla serie di Zelda, possano apparire veramente molto, molto semplici dal punto di vista concettuale, cioè il bene contro il male, in effetti è così, però, ripeto, è tutto quello che gira attorno a Zelda che ci spinge ad amare, a continuare ad amare questo brand. Infatti il brand ha ancora così tanta presa sul pubblico che la sala degli Arcimboldi era completamente piena. Un sold out ottenuto con il minimo sforzo pubblicitario. Arrivate poi le ore 21, si è dato inizio allo show tra scroscianti applausi e religiosi silenzi. Ma quali sono stati i titoli di Zelda che si è deciso di eseguire musicalmente e soprattutto perché? I temi tratti dai capitoli di Zelda che sono stati ripresi durante il concerto sono quelli che probabilmente più si avvicinano a noi a livello temporale, nel senso che sono state selezionate molte tracce, chiamiamole così, delle colonne sonore degli ultimi capitoli di Zelda. Credo che abbiano scelto questa direzione probabilmente perché proprio in questi ultimi capitoli si può parlare di colonne sonore in cui è stata utilizzata un'orchestra composta da numerosissimi elementi, come abbiamo potuto notare al Teatro Arcimboldi, e che quindi siano poi riproducibili attraverso queste forme di concerto. A memoria ricordo che ampio spazio è stato dato ad Ocarina of Time e Majora's Mask, qualcosa da Skyward Sword e da Twilight Princess, ma anche molte tracce riprese da Wind Waker. Di cui ve ne presentiamo un estratto. Nella prima parte del concerto, come ha detto poco fa Farenz, sono stati appunto eseguiti i temi dei titoli più recenti del brand. Nella seconda parte, invece, ecco comparire i temi più riconoscibili di The Legend of Zelda, perché sono presenti in tutti i videogiochi. Il tema della principessa Zelda, che qui viene eseguito nella versione di Ocarina of Time,
tema principale del videogioco. Tra un brano e l'altro, poi, venivano proiettati dei videomessaggi, ad esempio dei produttori di The Legend of Zelda o del compositore Koji Kondo. Che, oltre alle avventure di Link, ha musicato le gesta di un altro personaggio della Nintendo sconosciuto ai più. Alla fine del concerto, il pubblico ha reagito in modo poco entusiasta. Questo è solo l'audio. Passiamo alle immagini. Che concerti come questo vanno a toccare emozioni diverse dalle solite. Amplificate dalla musica, le immagini dei vari titoli del brand risvegliano nel pubblico i ricordi dei momenti passati a giocare a The Legend of Zelda. Momenti brutti, perché magari si è tentato varie volte di finire il videogioco, o momenti meravigliosi perché l'avete giocato con i vostri amici e quindi avete un ricordo meraviglioso della vostra infanzia videoludica. Tu che ne pensi, Farenz? Secondo me si è trattato di un concerto, ma più che di concerto vorrei parlare di esperienza, in quanto non mi era mai capitato di assistere a un concerto di musiche tratte da videogiochi. Se a ciò associamo il mio amore per il brand di Zelda, naturalmente, come potevo aspettarmi, si è verificato qualcosa di irriproducibile a livello proprio emotivo. Ho apprezzato anch'io il fatto di aver inserito un maxi schermo alle spalle dell'orchestra per riprendere le parti dei videogiochi con la colonna sonora che stava eseguendo l'orchestra, e credo che appunto si tratta di un'esperienza che mi piacerebbe ripetere sia a livello zeldiano sia a livello di altri brand, magari non necessariamente che seguo da 30 anni, però credo che come formula sia riproponibile appunto anche in altre salse, se vogliamo utilizzare questo termine. Esempi di altre saghe che seguirei e di cui mi piacerebbe ascoltare un concerto, non so, mi vengono in mente, a parte i soliti Super Mario, eccetera. Quindi brand Nintendo, per cui, come sapete, nutro una certa simpatia. Non lo so, anche, per esempio, io ho sempre amato colonne sonore di giochi in particolari, come per esempio le campane che sentite ora, Sonic 2 per esempio, oppure più recentemente sto giocando proprio in questi giorni a Ori and the Blind Forest, che musicalmente mi sta piacendo veramente tantissimo, oppure Uncharted, oppure non lo so, veramente Mega Man, per dire, che è un brand sì vecchio ma che non seguo più come seguivo anni e anni fa. Insomma, gli esempi sarebbero moltissimi. Ripeto, l'idea del concerto che riproduce temi tratti da videogiochi ha la mia approvazione. Quindi anche lo Svilog dà la sua approvazione e ribadisce, come ha detto Farenz poco fa, che concerti tipo The Legend of Zelda Symphony of Goddesses andrebbero riproposti, e magari in eventi tipo questo si possono raccontare delle cose al pubblico, spiegare, come ad esempio, che il metodo compositivo delle musiche dei videogiochi è molto simile al metodo compositivo che aveva Richard Wagner nell'Ottocento quando faceva delle opere, perché... Mamma che palle! Vabbè, intuizioni musicologiche a parte, siete d'accordo o non siete d'accordo con quello che abbiamo appena detto, cioè che questi concerti andrebbero riproposti o no? Esprimete un commento semplicemente su quello che avete visto o che vi sarebbe piaciuto vedere al concerto di Zelda. Insomma, scrivete le vostre considerazioni sotto questo video. Io devo ringraziare tantissimo
il mio nuovo Dio! Cioè, volevo dire, Farenz, per aver partecipato a questo Svilog. Quando si parla di Zelda, non si può non interpellare lui in prima persona. Nella didascalia di questo video trovate tutti i suoi contatti, quindi il sito dell'angolo di Farenz, il suo canale YouTube, dove andatevi a vedere i suoi video che sono divertenti, geniali e vi istruiranno a dovere sul mondo dei videogiochi, anche su come essere furbi nel mondo dei videogiochi. Quindi grazie di cuore Farenz e se ci sarà, alla prossima! Un saluto allo Svilog, vi ringrazio, vi abbraccio tutti e come vedete parlare di Zelda è quasi un dovere per me, però è soprattutto un piacere. Alla prossima! Figa anche il cane, che palle!